Bene, facciamo un rapido punto della situazione. Io sto andando al quartier generale e quando si combatte qualche volta si vince e qualche volta si perde, che però diciamo se uno non vuole perdere non combatte, ma in quel caso neanche vince. Oggi a mio avviso non è una giornata bellissima per il paese, più esattamente non si sta preparando una giornata bellissima per il paese, perché come avrete capito ci sono altri snodi. Il prossimo snodo è quello del Consiglio europeo di dicembre, dove andrà il Premier a dare un assenso politico, poi ci sarà il passaggio tecnico della ulteriore firma che, a quanto ci è stato detto dal signor Ministro, oggi avverrà il 27 gennaio, poi ci sarà il passaggio tecnico della ratifica in aula che dovrebbe avvenire fra un po', se le cose vanno avanti, entro l'anno prossimo, e poi ci sarà a conclusione il passaggio tecnico definitivo dello scambio degli strumenti di ratifica, e a quel punto il trattato riformato entrerà in vigore. Sì, come avrete capito stavo parlando del MES, stavo anche pensando all'altra sconfitta per il paese, all'approvazione del fiscal compact. Quella l'avevo vissuta dall'esterno, come voi state seguendo dall'esterno questa, e stavo pensando che quando il paese venne sconfitto, perché l'approvazione del fiscal compact fu la base per l'austerità, per tutto quel balletto assurdo sostanzialmente ingerenza dei paesi europei nella nostra gestione, nella gestione della nostra politica, che nato con il pretesto del coordinamento fra le politiche degli Stati membri, di fatto si è rivelato fin dall'inizio uno strumento di condizionamento, cioè non ci mettiamo d'accordo su cosa fare per farlo insieme e quindi in modo inefficace, ma tu fai come dico io. E i risultati, magari fossero stati efficaci, si sarebbe anche potuto accettare il metodo, ma i risultati sono stati quella catastrofe, quella distruzione di valore che tutti vediamo. Ma all'epoca quanti vedevano che cosa stava succedendo? Sarete stupiti, erano pochi, e io all'epoca neanche lo sapevo. Mi sono dovuto andare a ricercare negli archivi parlamentari, ora che so farlo, e ho cercato anche di insegnarvelo, ma nel mio blog è spiegato, c'è un post che si chiama Sull'ordine dei lavori, dove spiego come consultare gli atti parlamentari, in particolare quelli di una commissione, come familiarizzarsi con i siti di queste istituzioni, le famose scatolette di tonno che qualcuno voleva aprire, e vabbè, non rientro in questa polemica sciocca. Ho dovuto diventare familiare con quegli atti per scoprire la bella dichiarazione di voto che aveva fatto all'epoca l'onorevole Giorgetti contro il Fiscal Compact, se non ricordo male, il 19 luglio 2012. Come pure frugando negli atti parlamentari, vi ricordate il bail-in, vi ricordate il disastro del cosiddetto salvataggio, il salvabanche, decreto legge, cos'era, 108 mi pare, del 2015, decreto di Padoan, il 22 novembre 2015, sono dovuto andare negli atti parlamentari a vedere che il 16 novembre 2015 il collega Paolo Tosato aveva detto: ma noi non siamo favorevoli a queste cose perché ci sembra che siano molto dannose per i risparmiatori. Aveva talmente tanto ragione, per sei giorni è riuscito a dirlo in tempo, tanto se l'avesse anche detto invece che sei giorni 3 anni prima o 2 anni prima, come aveva fatto
il presidente Borghi, che all'epoca non era leghista, come non ero leghista io, gli avrebbero dato retta? No, però è rimasto il famoso tweet di Borghi a Letta nel dicembre del 2013: siete pazzi, non vi accorgete di che cosa avete fatto, vi inseguiranno con i forconi e tiferò per gli inseguitori. Era il dicembre del 2013, né Claudio né io eravamo in Lega, ma in qualche modo, anche se non potevamo immaginarlo, soprattutto io che ero tendenzialmente di sinistra, qualcosa ci avrebbe dovuto far capire che saremmo finiti nel partito di quelli come noi. Perché come siamo noi? Siamo persone che dicono prima le cose che succedono dopo. Questa dovrebbe essere una dote apprezzata, soprattutto nel mondo degli affari, e in effetti in un certo mondo degli affari, nel mondo della finanza, nel mondo dei mercati, le nostre analisi sono sempre state guardate con molta attenzione, un'attenzione che certo non si può dare a quella di alcuni così caratteristi del mondo dell'economia, perché insomma, vabbè, lasciamo stare, cioè chi fa economia professionalmente, chi vive sui mercati, sa bene che un guitto che non sa come funziona la banca centrale non può essere una fonte autorevole di informazione. E vabbè, comunque, fatto sta che adesso siamo qui e siamo ancora una volta a un momento di questo tipo. E questa volta però a, diciamo, marcare il punto in Parlamento ci siamo noi. Il signor Ministro dell'Economia e delle Finanze ha trovato, non mi ricordo cosa ha detto, non credo incongruo perché è una parola che lui senz'altro conosce ma che non ha pronunciato per rispetto dei suoi alleati di governo, ma insomma fuori luogo, non so, il forte richiamo di Claudio Borghi alle sue responsabilità, alle responsabilità del signor Ministro. Fatto sta che i fatti lungo questi 10 anni ci hanno dimostrato che essi hanno la testa dura, ed è proprio per questo che siamo molto grati ai fatti che hanno la testa dura di avere la cortesia di conformarsi con sbalorditiva regolarità alle nostre previsioni. E quindi quello che oggi l'onorevole Borghi paventava nella sua perorazione, io lo do per già successo, è solo questione di tempo. Quando una cosa sai che succederà sostanzialmente, io la considero già successa e mi dedico alle cose su cui esiste un margine di incertezza e esiste un margine di azione. Che i 5 Stelle avrebbero tradito e che fossero gli agenti più o meno inconsapevoli dell'austerità, della troica, chiamiamola come vogliamo, insomma. Questo voi lo sapete da me da tempo immemore, da più di 8 anni, sono 8 anni fa, mi resi conto del fatto che persone che aizzavano l'odio sociale contro i presunti o reali sprechi della politica, diffondendo l'idea che la crisi in cui vivevamo e in cui tuttora viviamo fosse una crisi di finanza pubblica, quando in tutta evidenza era una crisi di finanza privata, stavano saltando le banche, i paesi che erano andati in crisi per primi avevano un debito pubblico bassissimo. Queste persone servivano solo a rendere digeribile per il popolino, perdonatemi ma questo è, non c'è un'altra parola, rendere digeribile per il popolino l'austerità, perché fondamentalmente il mondo è pieno di persone che vogliono fare dispetto alla moglie e per farlo si dotano di uno strumento che serve per in realtà farsi la barba e, come il buon Abelardo, procedono. Dopo la moglie forse può rimediare il dispettoso di turno, no, perché ci sono delle cose che se tagli, siano esse i testicoli ossia la spesa sanitaria,
determinano poi delle conseguenze irreversibili. Ma il popolino era talmente accecato dall'odio, esattamente come adesso è accecato dall'odio verso erga omnes, quindi anche contro di noi, no? E io continuo a osservare con divertito e anche intristito stupore lo spettacolo di quelli che pensano di cambiare la maggioranza attaccando l'opposizione, no? Cioè, forse non è chiaro, non voi che mi state ascoltando, non l'Italia, l'Europa non saprebbe che esiste un problema MES se non ci fosse la Lega. Questo ve lo dovete chiavare in testa, perché è così. E che cosa deve fare un politico di opposizione più che sollevare questo tipo di problemi? Poi scendiamo in piazza, ma volentieri. A chi vuole scendere in piazza chiedo, ho una bacchetta magica, ho imparato che so far scomparire le persone. Vi dico uno dei trucchi. A quelli, scendiamo in piazza, chiedo, a qual è l'ultima manifestazione cui hai partecipato, mio caro? E a quel punto il facinoroso finto scompare sul serio. Perché sono talmente lontani dall'idea di manifestare e dal mondo di chi si impegna in politica che non sanno neanche inventarsi una partecipazione a una manifestazione, perché non gliene viene neanche in mente una, d'accordo? E ve lo dice uno che, non so, nell'ultimo mese è stato di fronte a Montecitorio rispettivamente con i pescatori siciliani, con i sindaci calabresi, eccetera, eccetera, senza fare tante fanfare e tante paparazzate, senza neanche fare quelle dirette che preferisco dedicare più che al presenzialismo, all'approfondimento con voi, ma ci sono stato perché? Perché pensavo che fosse mio dovere e perché loro erano lì. Perché, cari, quali sono i palazzi del potere, cioè fondamentalmente Palazzo Chigi e altri che non nomino, se lo sanno per esempio in Francia, lo potete sapere anche voi in Italia, si prende l'elenco del telefono e se si vuole manifestare si manifesta. Naturalmente ci sono delle regole da rispettare, io non posso da parlamentare dirvi di non rispettare le regole. Quello che constato però è che voi chiedete a noi, che siamo poche decine, di fare quello che voi, che siete molte migliaia, in molti casi non volete fare, non capisco perché, ma la vera domanda è, sarebbe risolutivo? Quello che è risolutivo è dare la responsabilità delle scelte a chi commette quelle scelte, ed è l'operazione che oggi ha fatto con incisività il presidente Borghi. E oggi i social permettono, e un minimo di memoria permetterà a tutti voi, quando, diciamo, i nodi inevitabilmente verranno al pettine, di sapere subito di chi è la colpa di quello che succederà. È del PD! Non avrete bisogno, come noi abbiamo adesso, noi stessi, diciamo, politici di un certo partito, abbiamo bisogno di andare a consultare atti parlamentari risalenti per capire che cosa è successo, per capire anche se avevamo votato bene o male, sperando di aver votato bene, e di solito avevamo votato bene, cioè avevamo votato contro la follia europea. D'altra parte, voglio dire, il senatore Bossi Umberto, non Bossi Simone, era pure quello che all'epoca in cui io per primo, che ora sono un suo collega di gruppo, lo consideravo non esattamente il mio politico di riferimento, aveva pure la lucidità di dire le finanziarie diventeranno un fax inviato da Bruxelles. Voglio dire, viva Dio! Cioè, l'ha detto lui. Chi aveva in teoria l'apparato analitico, la raffinatezza di letture e di strumenti metodologici per arrivare a queste conclusioni? Quelli di sinistra. Ho scritto due libri per dimostrarvi che loro sapevano o comunque avevano gli strumenti per capire che sarebbe finita così. Ma quello che ha detto questa cosa è stato lui e le cose sono andate come ha detto lui. Un partito fatto da uno che ha detto prima come sarebbero andate le cose dopo è popolato fastidiosamente per questa maggioranza da persone che vedono prima come andranno a finire le cose dopo. E io allora qui mi rivolgo agli imprenditori
E mi rivolgo anche ai colleghi di centrodestra. Parto dai colleghi di centrodestra. Lo avete capito sì o lo avete capito no? Che lo scopo di questa maggioranza non è venire incontro ai problemi degli italiani per risolverli, ma è creare dei problemi per noi quando andremo al governo. Vi siete accorti, per esempio, che hanno sistemato la spesa sanitaria in modo tale per cui noi nel 2023, secondo loro, appena arriveremo dovremmo tagliare 300 milioni. Vi siete accorti che hanno garantito, diciamo, sono stati molto larghi di manica con le garanzie dei prestiti delle banche, il famoso atto d'amore, salvo mettere nulla a copertura e quando le cose andranno male le coperture ce le dovremo mettere noi, cioè il debito spetterà a noi. Le avete viste queste cose? Tutto quello che loro stanno facendo così, lo avete visto che stanno erogando aiuti di Stato, diciamo così, a organo genitale esterno di quadrupede canide, d'accordo? Con la ovvia, ineluttabile conseguenza del fatto che noi saremo chiamati, a seguito di un richiamo della Commissione Europea, che ovviamente arriverà appena noi andremo al governo, perché finché ci saranno loro non arriverà, saremo obbligati ad andare dagli imprenditori, dai nostri imprenditori, e dire: scusate, purtroppo c'è un problema, ci dovete ridare dei soldi. A quel punto l'imprenditore non saprà che questo è successo perché loro si sono comportati in modo, diciamo, non professionale, o addirittura, spero che non sia così, o addirittura intenzionalmente sciatto, cioè con il preciso proposito di mettere in difficoltà noi, capito? Ecco, allora colleghi, cioè va così, e voi volete venire incontro e sostenere col vostro voto su una riforma che tutti i commentatori italiani, tutti i commentatori internazionali valutano in modo estremamente negativo? Volete sostenere loro? E poi pensate che noi andremo tutti insieme al governo e ci dovremo cibare di questa valanga di sterco che loro stanno preparando per noi? E agli imprenditori vorrei dire una cosa, caro piccolo imprenditore spaventato, caro piccolo imprenditore che ti spaventi quando parla il collega Borghi e che forse ti spaventi anche quando parlo io, che per di più ho anche l'aggravante di essere un terrone, di essere una zecca, di essere un professorino, tutte queste cose che magari a te, se appartieni a una certa collocazione geografico-politica, risultano urticanti, che comunque mi guardi con sospetto. Caro imprenditore, io vengo da una famiglia di imprenditori, d'accordo? Ci sono anche degli imprenditori nella mia famiglia, so come funziona, d'accordo? Capisco perfettamente anche il tuo atteggiamento psicologico e capisco quindi anche perfettamente perché nel valutare i politici non vai a vedere se quello che loro hanno detto succede o no. Cioè, se sono delle persone che hanno visione e che ti sanno indicare che cosa succederà, prima degli altri. Perché tu avresti bisogno di informazioni, e lo so, però fai anche una vita come quella che adesso faccio anch'io, e onestamente la facevo anche prima, meno stressante, una vita intensa. Mi rendo conto della difficoltà di raccogliere le informazioni, mi rendo conto anche di quell'egocentrismo, caro amico imprenditore, che è ovviamente il sale della vita e anche il sale dell'attività imprenditoriale, e sicuramente lo sei, non ho motivi per metterlo in dubbio. Ma vedi, purtroppo, qui siamo arrivati a una fase della nostra storia molto delicata. Ti prego, caro amico imprenditore, se noi diciamo che per esempio dall'Europa non arriverà una pioggia di miliardi, anche se il giornale, il telegiornale, eccetera eccetera, ti dicono il contrario, prendi in considerazione che le nostre critiche potrebbero avere un fondamento, perché ti ho citato almeno tre casi in cui esse lo avevano, in cui avevamo ragione noi, e ora ce la danno tutti, ma nel frattempo ovviamente hanno dovuto esigere il loro tributo di sangue, il fallimento di aziende, il fallimento di famiglie, il fallimento di persone. Questo è quello che a
quanto pare è lo snodo necessario prima che la gente capisca. E allora quando fai le tue valutazioni e quando fai le tue scelte politiche, ma indipendentemente poi da quale scelta politica tu faccia, perché visto che non siamo in campagna elettorale, ma anche se lo fossimo, il mio problema non sarebbe di chiederti di votare per me, caro imprenditore, ma apri gli occhi e cerca di fidarti di chi le cose le capisce, perché quelli che le cose non le capiscono portano il paese al disastro. E noi abbiamo bisogno di tutti per tirare il paese fuori dal disastro. E in questi tutti, ovviamente, ci sei anche tu. Va bene, vi lascio.